Respiriamo profondamente, prendiamo l'aria dal naso e buttiamo fuori con la bocca. Piede a martello, prendiamo l'aria, piede a ballerina, buttiamo fuori. Piede a martello, prendiamo l'aria, piede a ballerina, buttiamo fuori. Martello, prendiamo l'aria, ballerina, buttiamo fuori. Martello, prendiamo l'aria, ballerina, buttiamo fuori. I piedi sono chiusi insieme. Solleviamo le braccia verso il soffitto e mandiamo dietro, espiriamo l'aria. Prendiamo l'aria, appoggiamo la colonna vertebrale sul pavimento, espiriamo l'aria. Lasciamo la schiena, le braccia si stirano di più, le braccia sono dietro. E di nuovo prendiamo l'aria, appoggiamo la colonna vertebrale sul pavimento, espiriamo l'aria. Stacchiamo la schiena, prendiamo l'aria, ci lasciamo andare. Espiriamo e appoggiamo dolcemente. Stacchiamo, inspiriamo molto rilassati. E ultima volta appoggiamo la schiena, espiriamo l'aria. Pieghiamo le gambe. Abbassiamo ancora le braccia più dietro, cerchiamo di appoggiare i polsi, allunghiamo le dita delle mani, apriamo le braccia, strusciamo sul pavimento e abbassiamo giù lungo il busto. Andiamo a abbracciare due ginocchia, espiriamo l'aria. Sistemiamo il mento, due piedi a ballerina. Piano piano dondoliamo con la parte inferiore a destra e a sinistra, molto lentamente, piacevolmente. L'aria entra rilassando il corpo dal naso ed esce fuori con la bocca, tiepida. Ci fermiamo, prendiamo l'aria, stendiamo la gamba destra giù, espiriamo l'aria. Tocchiamo il pavimento, due piedi a ballerina. Percepiamo la colonna vertebrale che si sta distendendo. Apriamo il braccio sinistro, incolliamo la mano sul pavimento, andremo con la gamba sinistra a destra, staccando completamente il bacino. Piano piano andiamo, seguiamo il nostro rilassamento, la nostra respirazione. Andiamo ad appoggiare la gamba sinistra, se possibile, sul pavimento, compreso il piede. Cerchiamo di allungare molto il braccio sinistro, non stacchiamo il braccio sinistro dal pavimento. Ogni espirazione ci spostiamo di più. La testa va a sinistra, prendiamo l'aria, va a destra, buttiamo fuori l'aria. La testa va a sinistra, prendiamo l'aria, va a destra, buttiamo fuori con la bocca, espiriamo l'aria. Torna la testa in centro, torna la gamba sinistra, la prendiamo con due mani, espiriamo l'aria, tiriamo il ginocchio più su. Prendiamo
prendiamo l'aria, stendiamo la gamba sinistra su e la prendiamo molto rilassata, il piede a ballerina. Le mani salgono verso le caviglie. Cercheremo di respirare piano piano. Prenderemo l'aria, solleviamo la testa più su possibile, due piedi a ballerina, percepiamo le dita dei piedi che si stirano. Piedi a martello, prendiamo l'aria, piedi a ballerina, buttiamo fuori, piedi a martello, prendiamo l'aria, piedi a ballerina, buttiamo fuori, la testa tocca la gamba, prendiamo l'aria, martello. Ballerina, buttiamo fuori. Piede a martello, rimaniamo. Proviamo a raggiungere avampiede sinistro. Rilassiamo le gambe, rilassiamo il corpo, poi lo allunghiamo. Due piedi a martello, percepiamo il polpaccio destro. Abbassiamo piano piano le vertebre, la testa, tiriamo ancora la gamba sinistra con il piede a martello. La posizione più avanzata, ci lasciamo andare completamente. Attenzione, lasciamo la gamba stesa a sinistra, le braccia vanno dietro, la abbassiamo giù e uniamola insieme con la gamba destra, due piedi a ballerina, due gambe chiuse insieme. Prendiamo l'aria, appoggiamo la colonna vertebrale sul pavimento. Respiriamo. Andiamo a aprire le braccia, strusciano sul pavimento, abbassiamo le braccia giù, pieghiamo due gambe insieme, prendiamo l'aria e abbracciamo due ginocchia, espiriamo l'aria. Sistemiamo il mento, abbassiamo le spalle. La respirazione non si interrompe con il naso e la bocca, è molto importante. È la respirazione che rilassa il nostro corpo. Prendiamo l'aria, stendiamo la gamba sinistra giù. Percepiamo la colonna vertebrale. Sistemiamo il mento, abbassiamo le spalle e non interrompiamo la nostra respirazione. Due piedi a ballerina, continuiamo a rilassare e allungare. Apriamo il braccio destro, allarghiamo le dita della mano, prepariamo la base. Prendiamo l'aria e andiamo con la gamba destra a sinistra. Stacchiamo il bacino, la testa è dritta, guardiamo il soffitto. Percepiamo il nostro bacino che si è completamente staccato e la gamba sta andando verso il pavimento. Cerchiamo di diminuire il volume della pancia, ma non ci stressiamo. La testa va a destra, prendiamo l'aria, va a sinistra, buttiamo fuori l'aria. Andiamo a destra, prendiamo l'aria, a sinistra, buttiamo fuori l'aria. La testa torna, la gamba va ancora più giù. Torniamo con la gamba, la prendiamo con due mani, la tiriamo ancora più su, piegata, piegata. Preparate il collo, le spalle, la colonna vertebrale, il bacino pari.
Prendete l'aria, stendete la gamba destra su con piedi a ballerina, prendetela più su possibile. Ricordatevi sempre di rilassarvi. Piede a martello, prendi l'aria. Piede a ballerina, butti fuori. Martello, tutti e due i piedi. Ballerina, fuori. Martello, prendi l'aria. Ballerina, fuori. Martello, stop. Solleva la testa, la fronte. Prova a raggiungere avampiede destro. Le mani salgono, la fronte tocca la gamba, respira il naso e la bocca, respira. Piano piano abbassa ogni anello della colonna vertebrale nella parte superiore, appoggia la testa, piede a martello, fai entrare il mento, lascia la gamba, le braccia vanno dietro, abbassa la gamba dolcemente stesa, chiudi due gambe insieme, piedi a ballerina, le gambe si toccano. Apro le braccia, struscio sul pavimento, abbasso giù e mi sistemo comodamente. Apro le braccia, piego le gambe e appoggio i piedi sul pavimento. Appoggiamo la caviglia destra sopra il ginocchio sinistro. Apriamo molto il ginocchio destro, prendiamo l'aria, le gambe vanno a destra, espiriamo l'aria a destra, la testa è dritta, guardiamo il soffitto, togliamo il volume della pancia, seguiamo prima rilassamento che avviene quando prendiamo l'aria con il naso. E poi seguiamo il nostro movimento quando espiriamo l'aria. Tornano le gambe, sistemiamo il bacino, solleviamo le gambe verso il petto, prendiamo il bicipite femorale sinistro, stendiamo la gamba sinistra, piede a martello, sistemiamo il mento. Il bacino rimane sul pavimento. Non interrompiamo la nostra respirazione. Il piede destro è il piede a ballerina. Dondoliamo a destra e a sinistra molto piacevolmente, seguendo il nostro rilassamento. Seguendo il nostro rilassamento. Ci fermiamo, solleviamo la testa, andiamo a prendere avampiede sinistro se possiamo e alziamo il bacino. La fronte va verso la gamba destra. Benissimo, respiriamo. Dondoliamo avanti e indietro. Percepiamo la colonna vertebrale un pochino, qualcosina. Sentiamo se possiamo fare questo movimento avanti e indietro. Benissimo. Abbracciamo due ginocchia, abbassiamo la testa, due piedi a ballerina. Ci rilassiamo completamente. Appoggiamo le piante dei piedi sul pavimento, apriamo le braccia molto abbandonati. Prepariamo l'altra gamba, la gamba sinistra, la caviglia sopra il ginocchio destro e il ginocchio sinistro è aperto. Il mento è dentro, le spalle basse. Percepiamo la nostra pesantezza,
il nostro rilassamento. Prendiamo l'aria dal naso, le gambe vanno a sinistra, espiriamo l'aria. Piano piano effettuiamo un movimento molto lento, consapevole e rilassante. L'aria entra dalle narici freschissima ed esce tiepida con la bocca. Ritorniamo piano piano, sistemiamo il bacino. Solleviamo le gambe verso il petto, prendiamo avampiede, prendiamo bicipite femorale destro, stendiamo la gamba destra su, piede a martello. Qui il bacino dovrebbe rimanere sul pavimento, il mento dovrebbe essere dentro e il piede a martello. Rilassiamo il corpo, dondoliamo a destra e a sinistra, cerchiamo in ogni posizione a sentire la sensazione del rilassamento e il benessere. Qualsiasi cosa che io faccio è soltanto per il mio bene. Ci fermiamo. Possiamo migliorare la posizione, alziamo la testa, andiamo ad arrivare a prendere, se possiamo, avampiede destro, alzando il bacino, alzando la fronte verso la gamba sinistra, controllando il peso del corpo, se non siamo di più sul lato destro oppure sul sinistro, cerchiamo di essere in centro. E infatti adesso dondolando percepiamo le vertebre. Se possiamo farlo, dondoliamo pochissimo, piano piano, piano piano. Ci fermiamo, abbracciamo due ginocchia, appoggiamo la testa, piedi a ballerina, espiriamo l'aria. Appoggiamo le piante dei piedi sul pavimento e ci mettiamo tranquillamente a sedere. Due gambe sono stese, due piedi a ballerina. Distendiamo la colonna vertebrale. La schiena è dritta. Apriamo le braccia, solleviamo verso il soffitto, prendiamo il gomito destro. Alziamo la testa, con la mano destra cerchiamo le vertebre, abbiamo la schiena dritta, la testa spinge il braccio dietro. Respiriamo. Solleviamo le braccia, prendiamo l'aria, la schiena cresce, guardiamo le mani. Andiamo avanti con la pancia, lo stomaco, il petto, il mento, la fronte e andiamo giù. Prendiamo le gambe, gomiti per terra e stiamo scivolando utilizzando il rilassamento. La fronte tocca le gambe, due gambe si toccano, due piedi a ballerina. Piede a martello, prendo l'aria. Piede a ballerina butto fuori, martello prendo l'aria, ballerina butto fuori, martello prendo l'aria, ballerina butto fuori, martello prendo l'aria, ballerina butto fuori. Salgo piano piano con i piedi a ballerina, piano piano, distendo la colonna vertebrale più di prima. Molto di più. Apro le braccia, prendo l'aria, il gomito sinistro. La mano sinistra cerca le vertebre, abbasso le spalle, due piedi a ballerina, alzo la testa, stimolo la colonna vertebrale che sale verso il cielo e poi anche si apre su, apriamo il petto, su, 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 su. Prendiamo l'aria, solleviamo le braccia,
e andiamo avanti ancora più lontano di prima, molto di più. Respiriamo, respiriamo. Andiamo a sollevare piedi, martello, ok, chiudiamo due piedi insieme, le mani, chi tocca i piedi, salgono verso le dita dei piedi. Non si toccano le dita dei piedi. Muoviamo le dita dei piedi separatamente e lentamente. Separatamente e lentamente. I piedi sono a martello e si toccano. Perché sono a martello? Le state tirando con le vostre mani. Sollevo la testa più su che posso. La chiudo e vado a toccare le gambe. Saliamo curvando, piano piano. Ultima la testa, ultima la testa, ultima la testa. Appoggiamo le mani sul tappetino, lo sentiamo e poi giriamo la posizione verso lo specchio, due gambe verso lo specchio. Posizione della rana, seduti davanti allo specchio con la posizione della rana. Prendiamo le caviglie e distendiamo la colonna vertebrale. Chiudiamo molto le gambe e apriamo il petto. Abbassiamo la testa 1, giriamo a destra, dietro, sinistra e giù, completamente rilassati. Giriamo a sinistra, dietro, a destra, giù, completamente rilassati. Solleviamo la testa, spostiamo leggermente i piedi avanti, mettiamo le mani dentro, prendiamo il collo del piede, prendiamo l'aria e appoggiamo la fronte sopra i piedi, espiriamo l'aria. Piedi più avanti i piedi, bene. Continuiamo a scendere. Perché scendiamo? Perché noi riusciamo con il pensiero a creare un esercizio. L'esercizio di oggi è quello di stretching. Stretching avviene, allungamento avviene quando il corpo è rilassato. Quando il corpo è rilassato. Perché io prima rilasso il corpo prendendo l'aria e poi lo allungo quando la butto fuori. Seguo la respirazione, seguo questa l'aria che esce con la bocca e il mio corpo segue. Sollevo la testa, stendo la colonna vertebrale, chiudo le spalle dietro, chiudo le scapole dietro, non mi alzo, ma devo stendere la colonna vertebrale. Prendo l'aria e la testa va più giù e si appoggia sopra i piedi. Saliamo curvando piano piano, piano piano. Piano piano, piano piano. Ultima la testa. Stendiamo due gambe insieme. Stendiamo la colonna vertebrale, due piedi a martello. Pieghiamo la gamba destra. Prendiamo il tallone destro tirando su, 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 su. Prendiamo il tallone destro, la gamba è piegata, la gamba è piegata. Partiamo sempre dalla posizione semplice. Prendiamo l'aria, chi ce la fa stende la gamba su, espiriamo l'aria. Se non riusciamo a tenere il tallone, prendiamo la gamba dove possiamo, piede a martello, stendiamo la colonna vertebrale, alziamo la testa e andiamo a aprire il braccio destro
dietro completamente. Non tocchiamo il pavimento con braccio destro. Il braccio destro è all'altezza della spalla. Gira la testa dietro, girano le spalle, due piedi a martello, non tocchiamo il pavimento e andiamo su, 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 su. Torniamo a riprendere la gamba, attenzione perché la alziamo e ci chiudiamo sopra. Espiriamo l'aria, espiriamo l'aria, espiriamo l'aria. Inspiriamo ed espiriamo. Alzo la testa, piego la gamba, appoggio tallone per terra, stendo due gambe avanti, piede a martello, apro le braccia, vado su e mi allungo più che posso, su, 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 seduti su, 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 su. Apro le braccia, appoggio dietro. Apro il petto, lo spingo avanti, le spalle vanno dietro, la testa va dietro, espira l'aria. Due piedi a martello, i talloni non toccano il pavimento. Torna solo la testa, molto rilassata. Di nuovo, piego la gamba sinistra, mi prendo il tallone se posso, se no prendo quello che posso, non ha importanza. Faccio la mia posizione, tengo il tallone, prendo l'aria e stendo la gamba su e spiro. Percepisco la mia colonna vertebrale che si distende, il mio petto che va avanti, le spalle stanno scendendo, la testa sale, sale, la colonna vertebrale cresce verso il soffitto. Mi preparo, prendo l'aria, mi rilasso, giro a sinistra e mi lascio completamente andare. Il braccio sinistro va dietro, giro e mi lascio completamente andare, completamente andare. Il braccio è all'altezza della spalla, apro il petto, tolgo la pancia. Torniamo a riprendere la gamba più su di prima, piede a martello, 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 martello e ora mi chiudo verso la gamba e respiro, et respiro. Piego la gamba, mi rilasso, la stendo avanti, apro le braccia, vado su e la mia posizione sarà molto più su, sulla schiena, sulla schiena, sulla schiena. Apriamo le braccia, appoggiamo dietro. Percepiamo i tendini, apriamo il petto, le spalle si chiudono, piede a martello, non tocchiamo con i talloni e la testa va dietro, ma due piedi si toccano. Due piedi si toccano. Torna solo la testa, piede a ballerina, apri le braccia, vai su, inspira, vai avanti. Più lontano possibile. I gomiti toccano il pavimento e noi scendiamo piano, 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 piano. Prima abbiamo il rilassamento e poi abbiamo allungamento. Saliamo piano, piano, un millimetro dopo l'altro. Ultima la testa. Percepiamo di nuovo con le mani il tappetino perché ci mettiamo in piedi sopra il tappetino, piano piano. Prendiamo il nostro tempo e ci mettiamo in piedi, due gambe chiuse insieme. Insieme. Le braccia lungo il busto, respiriamo.
il naso e la bocca. Apriamo le braccia, solleviamo le braccia, prendiamo l'aria, andiamo avanti più lontano possibile e chiudiamoci giù prendendo le nostre caviglie e chiudendo la fronte verso le gambe. La fronte. Sollevo la testa, stendo la schiena, saliamo con la schiena dritta, 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 la schiena dritta, dritta, alza la testa, su, 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 completamente dritti. Adesso usiamo in questo esercizio la forza di volontà, quello che conterà è a che riprovate a fare esercizio. Andiamo a prendere il ginocchio destro. Solleviamo e prendiamo il ginocchio destro. Riproveremo tutte le volte. Positivi è solo un esercizio. Un esercizio. Provo a prendere il mio ginocchio. Abbasso giù, chiudo due gambe insieme e cerco la posizione che mi dà la tranquillità. Su, 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 dritti, dritti. E ora prendiamo il ginocchio sinistro. Il pensiero crea l'esercizio. Non è un fallimento, anzi, sto riprovando. Chiudiamo due gambe insieme, di nuovo troviamo la nostra tranquillità. Allarghiamo molto le gambe. Abbassiamo la testa, il collo, le spalle, curvando andiamo giù un anello dopo l'altro. Le gambe sono molto aperte. Prendiamo le caviglie, appoggiamo la testa sul pavimento, espiriamo l'aria. Espiriamo l'aria. Espiriamo l'aria. Le braccia camminano avanti, ma il bacino rimane fermo dov'è? Le braccia molto avanti, appoggiamo le mani, avanti, 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 stendiamo la colonna vertebrale, il sedere sale verso il soffitto, il petto va verso le gambe. Solleva la testa, prendi l'aria, abbassa la testa, buttala fuori. Solleva la testa, prendi l'aria, abbassa, butta fuori. La testa va verso ombelico. Prenditi le caviglie. Attenzione perché teniamo le gambe e chiudiamole insieme, piano piano, chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo. Non tocchiamo il pavimento, non tocchiamo il pavimento. Ci chiudiamo. Le gambe sono chiuse completamente, si toccano le gambe, si prende l'aria
e ci si chiude ancora di più, soprattutto la testa. Saliamo curvando un anello dopo l'altro, molto lentamente. Le gambe chiuse insieme.